Salve a tutti ragazzi, io sono The K.O. Kid, bentornati nuovamente qua sul mio canale. Siamo sempre qua su Blasphemous 2. Come state, signor, con l'asterisk, sempre per essere più inclusive a tutto bene, o spero proprio di sì. Allora, prima di proseguire, come sempre, tassativo, lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al mio canale qua su YouTube se non l'avete ancora fatto, e seguitemi su Instagram per restare aggiornati sulle serie e sui video che usciranno qua su YouTube. Allora, proseguiamo il nostro pellegrinaggio del nostro penitente silente 2.0. Allora, siamo adesso alle sacre sepolture, perché stavo livellando un po'. Siamo a 22 ore, 22 minuti e 63% di gioco. Allora, dovevamo fare un po' di cose, tra l'altro, oltre ad andare nella zona nuova. Stavo livellando un po' da ste parti perché un utente mi ha detto che mi sono missato un bambinello da ste parti, nella zona in alto. Quindi io sono andato qua, in questo inginocchiatroio, e vediamo se effettivamente il bambinello qua me lo sono perso. No, dato che comunque adesso abbiamo una roba di doppio salto, anche sguiscioso. No, magari sì, forse con queste cose. Però mi ricordavo di averle già perlustrate ste zone. Ok, no, qua no. Ah, forse di qua. No, di qua sì, c'ero stato, perfetto. Ok, sì, danni da miasma non sono granché contro questi, anzi. Ok, ah, quindi pensavo facessero sempre male i danni da miasma. Oh, merda. Vediamo un po' se da qua c'è qualcosa. E poi cos'altro volevo dirvi? Sì, quindi dobbiamo recuperare il bambinello. Dobbiamo... Ah, sì, poi mi sono accorto nelle registrazioni, nella zona dove c'erano i quadri. Oh, sì, dai, qua non mi sembra ci sia niente. Mi sono perso anche là una zona. Aspettate, c'era un pelo in bocca. Non fate i maliziosi. E non mi sembra sia... Oh, no, merda. Forse era da qua, no. No, ok, no, perché qua c'era la signorina. Vediamo un po' se qua in alto c'è qualcosa. No. Ok, quindi questa parte qua a sinistra no. Vediamo qua a destra, che mi ha detto che era in alto, ma non mi ha specificato dove. Intanto grazie mille. Purtroppo mi sfugge il commento dell'utente, ma ringrazio, ringrazio. Sì, questa parte l'avevamo già fatta prima. Ok. Poi, ah, è vero, e poi dopo dobbiamo anche andare dalla, a fare la sfida. La sfida di... della tizia che ha le figlie. Che abbiamo trovato le sue figlie, le sue bimbe. Quindi adesso dovrebbe essere tipo la terza sfida, se non erro. Tanto qua sta registrando, sì, ok. Vediamo un po' se qua sopra c'è qualcosa. Ah, posso salire da qua? Aspetta, aspetta. Vediamo un po' se di qua c'è qualcosa. Eccolo! Grande! 24 su 33, bellissimo! Ok, quindi era qua. Mamma mia, grazie mille. Me l'ero completamente missato. Beh, era un casino ad arrivarci. Cioè, della serie, potevo solo arrivarci col dash o potevo arrivarci anche senza. No, vabbè, comunque mi serviva un doppio salto, perché io questa zona me la ricordo di essere di aver fatto solo così, e che non avevo un doppio salto. Hai capito? Mica, chissà quali altre zone. Sì, sì, ok. Spero di non essermi perso altre zone così. Grande però, bella. Allora, andiamo nella zona invece quella rossa, quella nuova, che era qui. Qua anche mi ero accorto. Altro, voglio andare un attimo di qua. Aspetta un attimo. Ok. Perché non mi ricordo se era di qua. Sì, qua sotto posso ancora scendere. Poi di qua mi sa che si muore. Ok, va bene. Devo capire. Di qua si va via.
giusto? Ok. Ascensore, poi era di qua a sinistra. Ok, e non avevo esplorato queste zone di qua. Ok, sì, qua ci andiamo a collegare praticamente all'inizio. Va bene. E mi pare che la zona che mi son perso dalle registrazioni era più o meno da ste parti. Allora, qua intanto ci inginocchiamo. Ci inginotriamo. Sì. Andiamo via, andiamo via. Sì, non voglio perdere tempo. Qua era. Forse qua, sì. C'è una stradina qui. Ehi, ehi, ehi. Bam! Bastardo. Quindi sempre più giù. Troppo giù. Di qua. No, era a destra. Tanto qua ci curiamo. E basta sti cosi. Sì, era di qua. Ok. Mamma mia, grande. Bastardo. Vabbè, occhio, okay, anche questo qua si muove. Sì, allora, i danni da miasma, appunto, non sono così forti contro tutti gli avversari. Grande, la mia nana incompleta. Ah, è vero, poi dobbiamo leggerci un po' di descrizioni, quindi abbiamo l'ultimo pezzo. Sogna, piccolo mio, il tuo sogno d'argento. Veglierò su di te fino al sorgere dell'alba. Ok, poi avevamo preso anche questo. Chiave dell'orazione perpetua. Chiave saccheggiata ai resti di Benedicta. Ok, l'ultima boss fight che avevamo fatto. Il fantasma della basilica. Apre la seconda delle gabbie della cappella delle cinque colombe. Al chiarore delle candele giacevano i corpi senza vita dei cardinali, custoditi all'interno di lugubri bare di cristallo. Erano i prescelti dell'orazione perpetua, una congregazione di sorelle dedite a onorare i defunti mediante la loro preghiera perpetua. All'arrivo di ogni nuova salma, tra le sorelle si offriva spontaneamente come custode, rivolgendo così le proprie preghiere quotidiane all'anima del defunto fino alla fine dei suoi giorni. Successivamente sarebbe subentrata un'altra sorella, continuando così il rito. Una notte giunse alla basilica la bara di un nuovo cardinale e le sorelle la circondarono per prepararsi al rito. In quel momento la sorella Benedicta avanzò. Aveva tra le mani una pergamena logora e tutte immediatamente compresero di cosa si trattasse. La preghiera dell'apocrifa. Quegli antichi versetti racchiudevano un potere terrificante. Chiunque avesse pronunciato quelle parole inchiostrate sarebbe stato imprigionato in un'eterna preghiera, senza possibilità di fermarsi, fino alla morte per inedia. Sorella Benedicta si inginocchiò e iniziò il suo canto, mentre le altre fuggivano dalla stanza terrorizzate, chiudendo la porta alle loro spalle. Sapevano che Benedicta aveva sancito il suo destino, ma non conoscevano le ragioni di quel sacrificio. Nonostante siano trascorsi secoli da allora, alcune sorelle affermano di vedere, nelle notti più buie, lo spettro bianco di Benedicta intenta ancora a pregare dinanzi al sepolcro del cardinale. Che bella! Che bella questa descrizione, mi è veramente piaciuta. Ok, anche questa zona l'abbiamo fatta, siamo al 70% della mappa. Adesso dobbiamo solo più andare qua e fare la sfida della tizia. Quindi ci vediamo dopo. Allora, siamo arrivati qui alla strada delle veglie. Oggetti non avevo, chissà chi è che posso dare la nina nanna incompleta. Che poi sarà completa, però. Allora, proviamo a fare qua la sfidozza. Ci mettiamo seriamente a sentella, però. Magari ci sarà qualche sfida con i quadri. Boh. Find my sister. Oh no, find my daughter. May the bells chime twice for the vigil. E il postino suona sempre due volte. Dai.
Intanto abbiamo il salvataggio qua dietro. L'ultima volta ci è andato un po' di culo. L'unica cosa difficile è switchare le armi. Oddio, cos'è sta cosa? Minchia, se male mi fate, Guardali! Ok, uno fa danni... Non ho capito che danni siano. Allora, uno è miasma, l'altro non lo so. Vabbè, questo dai, non ci fa troppo male. Dai, facciamo così. Ok. Questi anche non li ho mai visti. Merda. Bella. Ehi, non mi dovevi colpire. Porca puttana. Dai, usiamo Veredict, ok. Che riesco a spostare tutti, quindi ben venga. Quindi saremo comunque... Cioè, saranno avversari che incontreremo. Oh merda. Che cazzo è sta roba? Sì, dai, preferisco così. Porca puttana. Buono. Ah, giusto, è vero che questi qua volano e quindi quando volo... Quindi quando utilizzo la boccetta che mi rallenta il tempo e questi qua volano, la cosa non va a buon fine. Merda, se fanno male questi. Ok, dai. Buono. Ok, questi già li conosciamo più o meno. Madonna mia. Curati. Ok. Sana Eva. Questi sono bastardi. Ok. Dai, dopo questo spero basta, eh. Anche perché ho finito le pozioni. Ok. Grande, una boccetta biliare. Ottimo. Sì, ce la siamo cavata un po' così, ma va bene. Non ho fatto nessun parry. Ok. Quindi adesso, dato che abbiamo una boccetta biliare, io le chiamo sempre come il primo, eh. Boccette biliari, ma sappiamo, cioè adesso hanno comunque un altro nome, ma e Gese uguale, Gese uguale. Allora, abbiamo 25.000 lacrime di redenzione. Andiamo adesso a pomparci, cioè ad aggiungerci una boccetta biliare. Ok, a livello di oggetti del mercante li abbiamo presi tutti, mi pare. Ma entriamo qua. Ok. Ciao bella. Now I should... Molto bene. Bring me more. Sì, stai calma. Bring me chalice. Ok. Vediamo un po' se esco e rientro, che succede. Ok, è cambiata un po' la situa. Oh mio Dio! Porca troia, la stanno scuoiando piano piano. Bring me chalices and vials. Che brutto. Questo io non capisco che cosa faccia.
Volete compiere il sacrificio? Bring me chalices. Non lo so. O rende boh, il gioco più difficile. Non lo so. C'era una roba del genere nei Souls. Vabbè. Eh sì, tanto adesso andiamo all'inginocchiatroio e via. Cioè, non lo so. Allora, possiamo andare adesso nel mare d'inchiostro. Sì, giusto, è vero, non c'è nessun inginocchiatoio, quindi dobbiamo andare da qua. Perfetto, quindi qua è sempre dritto, poi niente, ci vediamo poi dopo. Al mare d'inchiostro. Ah sì, è vero. No, vabbè, dai, abbiamo fatto bene anche scendere da... Ah sì, è vero, prima ero qua, quindi bastava niente nel scendere qui, quindi senza andare qui. Va bene. No, dai, non mi ha mostrato il titolo. Grande, ok. Ma perché hai fatto solo un salto? Tu ne puoi fare due, Cristo santo. Ok. Oh, bella. Perfetto. Sì, quindi è spuntato quello là al fondo. Ok, dei nuovi avversari. Vediamo un po' se in alto c'è qualcosa, no? Zazza! Bella, dai, no, voglio sapere. Attenzione a quel piedino destro. Beh, 66 animelle. Eccoli qua i nuovi avversari. Lo sto inseguendo persino fino giù a mare. Che però si fa un saltone questo, eh? Ok. Ma cazzo vai, penitente? Vabbè. Ok, dai, qua sopra non c'è niente. Senti, va, usiamo verdetto. Facciamo prima, va. Ok. Oh, è un guardiano? Occhio. Bellissimo. Bastardo. Ok, curati. Senti, bello. Allora, sì, non ha l'indicatore della vita, però... Porca puttana, aspetta un po'. È tosto, eh? Ok, sì, non l'abbiamo sconfitto, ma è andato via solo. Speravo di fare qualche parry, ma non sono riuscito. Aveva degli attacchi un po' rapidi. Questi li uccidiamo con veredicto. Perfetto. Ma quindi se torna a salvataggio, il bestione riappare? Cosa fa? Oh, che cazzo è stato? Ci arrivo? Merda. Yes. Beh, 143 animelle. Dai, qua c'era qualcuno. Ok, qua in alto non c'era più niente. Che palle però. Ma a livello di mappa sì, ok. Ah, attenzione, c'era una strada di qua, eh. Perché me lo conta come giù? Ah, forse perché è un po' più basso. Mm.
Bella, minchia, riusciamo a spostarli con Veredicto. Buono, riusciamo anche a interrompergli l'attacco. Vabbè, sì, oramai il penitente aveva già preso il via. Quindi anche questo pezzo qua di mappa sarà sicuramente contato come basso. Ok. Vediamo un po' se in alto c'è qualcosa. Tipo... No, ok, va bene. Bello però, il dash. In alto. Ok. Allora, c'è un colombo. Là sopra. Come cazzo ci arrivo io là? Mi serve... Ah, vabbè, dai, a parte si vedeva. Grande così. 25 su 33, buono. Cattedrale sommersa. Molto bene, vediamo un po' cosa ha il venditore. The ancient cathedral has emerged from the dark inky sea. E tu subito qui, a rubare, a sgraffignare robe, bravo. Never did I think I would see this with these old eyes of mine. È il vecchietto che parla. Pray, why does the miracle wait till now to be? Merito nostro, bello. Cast your eyes upon our shop window. Cast your eyes. Oh, ok, solo un marchio del martirio, va bene. Che tra l'altro possiamo anche potenziarci le armi adesso, We have no more items left. Pray, come. Ok. Quindi, dai, visto che ci siamo. Allora, potenziamo servimento sentinella. Giusto, aumenta i danni inflitti con il contrattacco con qualunque arma, va bene. Abbiamo 12 punti. Sblocca il secondo indicatore di verde ardere a destresa, ok. Aumenta il guadagno di verde ardere a destresa determinato dai tuoi colpi. Molto bene, così si potenzia subito. Prima inquadrato ripetutamente per concludere con un potente assalto dopo il quarto colpo. Bella, vediamo. Bello così. Consuma un indicatore di verde ardere a destresa per potenziare il tuo affondo sacro. Grande, minchia, costa 3. Il tuo affondo sacro. Qual era l'affondo? Solo R2... Sì, R2 è quadrato. Ok, quindi quando siamo elettrici fa una sguisciata elettrica. Bella, mi piace. Ok, quanti punti abbiamo? Ancora 4. Ok, manca questa. Abilità... Ah, aumenta l'abilità di stordire i nemici. Aumenta la difesa base. Di mezzo il costo di rosario mietitore. Bella anche questa. Verso il basso. Bella così. Aumenta l'abilità di stordire i nemici. Questa qua già diciamo che mi piace. È vero, cavoli, siamo arrivati a 3 con questa. Aumenta i danni base, direi, per forza. Ok, dai. Tanto comunque i punti servono a quello, no? Ottimo. Quindi abbiamo 2 indicatori. Credo che se ci colpiscono adesso ce ne tolgono solo uno. Ah, merda. Qua siamo... Ok, no. Penso che faremo tutto un giro così. Vabbè, qua penso che sbloccheremo la cosa per le cose sbrilluccicose, no? Datemi un attimo. Adesso vengo a farvi il culo, belli. Bello il quarto attacco. Ok. Fatemi controllare un attimo una cosa. C'era una discesa verso il basso. Sì. Ok.
Va bene. Non mi era chiaro a livello di mappa. Poi saliamo così, saliamo cos'ha. Ah, ok, da qua semplicemente non ci posso arrivare, va bene. Tanto ma ti vengo a prendere, bello. Don't worry. Aspetta, aspetta un po'. Ma se facessi tipo una roba del genere, te l'ho detto che ti veniva a prendere. Tanto qualcuno l'ho ucciso. Anche qua mi sa che c'è qualcuno. Ok, era, diciamo, la delfina. Ok, quindi quelle macchie nere che cosa sono? Che cazzo? Sì, a dove sbucano? Ah, questo era! Ok, 154. Bella la musichetta qui, eh. Ah, merda, non ho. Ok, curiamoci. Guarda, lei quando sei al volo, grande così. Ok. Va bene. Ah, ok, il nostro obiettivo è sotto. Bello il quarto attacco, bellissimo. Hai rotto le palle. Guarda come subisce. Ah, ah. Ok, L2. 1200 lacrime di redenzione, ottimo. Bellissimo anche lo sfondo dietro, è proprio una cattedrale. Bellissimo. Cioè, ci ho fatto caso solo adesso. Posso scendere qua sotto, eh? Com'era? No, ok. Dove cazzo è uscito? Ok, quindi le macchie scure possono nascondere questi. Va bene. Qua non posso scendere. Va bene. Sembra la zona dove eravamo prima, ma in verità no. Mi sono perso la zona dietro. No, qua in alto semplicemente non potevamo andarci. Quindi la zona è giusta, vabbè. Cioè la strada è giusta, è questa. Ciao belli. Madonna. Ha rotto le palle questa. Ottimo. Poi credo elettricità più acqua. Un'ottima combinazione. Andiamo piano piano. Cioè, questi sono praticamente bastardo. Pensavo di stordirti, invece no. Dai, come cazzo ha fatto a prendermi? Ma scusami. Grande che colpisce tutti il penitente. Ok. Stavamo rischiando. Oh, un visino. Ok, qua sotto io non posso scendere. Sì, posso scendere, grande. Ok, così sblocchiamo uno shortcut. Spero. Sì. Tanto quegli altri li avevamo già uccisi. Oh, L, c'è una L qua sotto. Ok, posso poi andare a destra. Lo sapevo.
Ok, vediamo se qua c'è una cosa nascosta dietro al muro. Grande il bambinello. Non l'avevo visto immediatamente perché c'è l'indicatore della vita, quindi... Usiamo serpente a sentella, va? Sì. Devo dire, veredicto. Ottimo, 26 su 33. Quindi ne mancano 7. Se non erro. La statua ci indica lì. Chi uscirà qua sotto? No, nessuno. Ah, sfidozza. Ah, qua deve essere un calice. Merda puttana. Ok. Bastardi, ma io che cazzo ne so che sei tu? Dai, usiamo veredicto così ci facciamo anche male e prendiamo un po' di fervore. No, mica questo no, ti prego. Questo dai, uccidiamolo subito così. Spero. Ok. Molto bene, aspetta. Dai, così ci cura un po'. Va bene, ok, dai, calice decorato. Questo ci sta e ci piace. Allora, fatemi un attimino capire. Di là a sinistra forse non potevo proprio andarci, mi sa. Allora, segniamoci un attimino... Il teschio vuol dire che non ci posso andare. Dai, mettiamolo così. Se no, se metto rosso o altro vuol dire che faccio un po' di confusione. Quindi il teschio vuol dire che non ci posso andare. No, voglio andare un attimo a... Ad aumentarmi la vita. Quindi andiamo un secondo qua. No, voglio farle subito queste cose. Se no... Beh, a parte che abbiamo... Più fervore che vita. Quindi voglio un attimo bilanciare questa cosa. Quanto fervore abbiamo? 270. Mentre vitalità 240. Vabbè, dai, sto registrando da 36 minuti. Magari, sì, dai, posso dividere il video in due. O magari fermarmi anche già qua, dai. Secondo me ci sta. Beh, non voglio farli lunghi i video. Vai. Now I shall inhale. I shall wait. Bring me chalice. Ok. Ok, così siamo a 270 e 270. Anche se a livello di linea non è proprio uguale come il fervore. Ah, sì, è vero, perché comunque il fervore inizia un po' dopo. Quindi è normale che sia leggerissimamente più lungo. Ok, dai, non è successo nient'altro. Signori, dai, io direi che ci possiamo salutare qua adesso con questo video. Io ho registrato da 36 minuti, ma forse il minutaggio è venuto leggermente di meno. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento. Iscrivetevi al mio canale su YouTube se non l'avete ancora fatto. E seguitemi su Instagram per restare aggiornati sulle serie e sui video che usciranno su YouTube. Io comunque continuo a registrare. E nulla, noi quindi ci vediamo alla prossima, sempre qua con Blasphemous, il nostro penitente silente 2.0. Un saluto a tutti belli, alla prossima.